ciao amici, un attimo, un giorno sono qui in campagna, un attimo di pausa dalla pioggia, vedete? E quindi adesso accendo il Mavic Mini, facciamo subito una prova in volo, sono curiosissimo di vedere come si comporterà. Sigla! Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Ieri ho scaricato l'applicazione, vi lascio il link in descrizione, con DJI Fly, una nuova applicazione fatta apposta da DJI per volare col Mavic Mini. Ho aggiornato il firmware, prendo il radiocomando e cominciamo a vedere come funziona. Ecco il radiocomando, se vi interessa vedere il peggiore unboxing della storia, andate a vedere questo video qua, terrificante, ero in diretta, devo dire, non riesco neanche a guardarlo nemmeno io. Comunque, non importa, dobbiamo sbrigarci perché il tempo sta peggiorando visibilmente e devo dire hanno fatto un po' precisino, qualche centimetro in più non era male, comunque non importa. Tengo premuto e poi accendo. Prima accendete il radiocomando, poi il drone. Ha messo in moto il sistema di configurazione. Vi confermo, come ho detto in unboxing, questi non sono sensori, è una cosa estetica, sono prese d'aria, quindi non ha nessun tipo di sensore, ha semplicemente qui sotto la telecamera infrarossi e due sensori per tenerlo in overing. Sembra abbastanza silenzioso, alziamolo in volo. Eccolo qui signori, DJI Mavic Mini, mi sembra con la stabilità consueta di DJI. Portiamolo un po' più in alto, è molto stabile, cari amici di DroneArc, è veramente, veramente stabilissimo. Facciamo un po' di manovre, chiamiamole così, estreme, di stabilizzazione, vedete? L'overing è perfetto, eh? È stabile in maniera imbarazzante, una parabola ascendente. Sì, sento questi assestamenti quando è in volo che mi fanno pensare che comunque in qualche modo la sua leggerezza in alto sicuramente ci sarà un pochino più di vento, sicuramente si sente che lui ricerca la sua stabilità dal rumore che fa il motore. Vediamo adesso che si è alzato un po' di vento, se scendendo velocemente che tipo di reazione dà. Facciamo una diagonale. Ecco, allora nella diagonale si capisce sicuramente la componente di discesa è minore rispetto alla componente di salita. Questo sicuramente è dovuto al motore. Ecco, si è alzato fortunatamente il vento, quindi l'audio sarà pessimo, ma così vediamo come si comporta il nostro piccolo gioiellino. Mettiamolo su, è stabile in modo impressionante. Andiamo in roll laterale, fermiamolo, vedete che praticamente non c'è perdita di quota di volo, anche questo è chiaramente un indicatore di qualità. Di nuovo andiamo di qua, non è modalità sport, in questo momento è modalità normale, però vedete la quota la mantiene in maniera eccellente. Ecco, un'altra cosa che vi devo dire subito, e qui mi smentisce DJI immediatamente perché io ero convinto che quel colore si sarebbe visto malissimo, si vede veramente molto bene, quasi meglio di altri droni di queste dimensioni maggiori. C'è un aereo? Facciamo questa ripresa, se ci riesce, ecco. Praticamente stiamo andando addosso a un aereo, eccolo là, l'abbiamo preso. La manovra più difficile per un drone, sapete, che è la discesa, veramente, perché sostanzialmente quando deve invertire la componente, e quindi qui si capisce un pochino che questo piccolo gioiello soffre leggermente perché chiaramente componendo pitch e motore, questo va a svantaggio del motore. Portiamolo a favore di telecamera, eccolo, a fare un saluto. Un gran bel drone, stabile. In condizioni di vento sicuramente lui soffrirà qualcosa, questo va messo per forza in conto, non si può pretendere che non lo senta. La batteria dura veramente tantissimo, stiamo volando ormai da svariati minuti, almeno da 12-13 minuti, più ieri il tempo di carica, più tutto quello che c'è stato, per cui sicuramente è un drone che ha una durata ottimale. Test superato, un drone che aprirà un mercato nuovo. È forte, è stabile,
anche quando c'è il vento sicuramente soffre un po', è normale, siamo un po' troppo vicini, non mettetevi mai troppo vicini perché alla ventata queste eliche che vedete qua, vi assicuro, fanno male, non mi hanno mai preso ma ho visto gente stata presa e vi assicuro che è un brutto spettacolo. Devo chiudere perché sta cominciando a piovere. Primo test superato, grande DJI Mavic Mini, ci vediamo un video alla settimana, grazie siete più di 1000, scappo, sta piovendo, a presto, ciao!